Il 29 maggio 2010, presso il Marriott Hotel di Milano, via Washington 66, si svolsero i lavori del primo congresso destituente del popolo della schiavitù. Il presidente Paolo Noyepol Palmacci aveva fondato il Partito del Popolo della Schiavitù il 27 luglio 2009, creando un gruppo sul social network Facebook con l'obiettivo di stimolare e sviluppare, attraverso una sorta di psicodramma in rete, una riflessione sul ruolo del web nella creazione di nuove forme di partecipazione politica. Muovendo dall'assioma che la prima libertà che ci hanno rubato è quella di capire di essere schiavi, il suddetto gruppo fu eletto al luogo di dibattito dagli utenti della rete che maggiormente stavano avvertendo l'urgenza di discutere delle cause più profonde del cronico immobilismo culturale e conseguentemente politico nel nostro paese, soprattutto in contrapposizione alle nuove prospettive comunicative e creative offerte dal web 2.0. La trama del popolo della schiavitù si sviluppò come una organica combinazione di ironia, provocazioni disarmanti e crude analisi dello stato della società italiana e del web, portando alla costituzione di una surreale compagine governativa che espletò, invero, fino in fondo le sue funzioni con l'emanazione di leggi e decreti. Il gruppo arrivò a contare circa 1500 iscritti e il 29 maggio 2010 questo psicodramma web arrivò, come in un processo catartico, al suo atto finale, il congresso destituente. Si trattò di una rappresentazione in forma di happening performance art che inglobò diversi spazi concettuali e linguaggi creativi, dibattito congressuale, arte visiva, musica, video, nell'ottica della multimedialità del web da cui l'evento aveva preso le mosse ideative e creative. Ai lavori precongressuali e congressuali dettero il loro importante contributo anche sociologi, esperti dei new media, scrittori, giornalisti. Tra i relatori vi furono Jacopo Fo, scrittore e regista, Pippo Russo, sociologo e saggista, Serafino Murri, regista e critico cinematografico, nonché ministro del Bipensiero, e Alessandro Lilo, portavoce del Partito Pirata. Il dibattito vertette sui nuovi linguaggi alla base dell'azione politica in rete e sugli scenari resi possibili dallo sviluppo del web in un'epoca di profonda crisi dell'istituto della democrazia rappresentativa. Fu l'evento che non accadeva da 150 anni, una scossa creativa all'immaginario sonnecchiante del paese.